Bene, buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti all'ultimo appuntamento di questa rassegna domenicale intitolata Mantica, la prima edizione di una convention online sulle arti divinatorie. Aspettiamo come sempre un attimino prima di presentare il nostro ultimo ospite. Ok, allora, bene, io sono Matti Mazzeo, membro fondatore della società Lo Zolfo. Siamo giunti appunto all'ultima puntata, l'ultima conferenza di oggi. A breve vi presenterò il nostro ospite. Prima di iniziare, voglio semplicemente aggiornarvi e dirvi qualcosina riguardo al corso di astrologia che abbiamo pubblicato la settimana scorsa. Si tratta di un corso di astrologia diviso in 3 moduli. Un primo modulo di introduzione alla magia astrologica che ho voluto inserire proprio per dare un primo approccio piuttosto pratico e piuttosto legato anche alla magia naturale, quindi una comprensione un pochettino più profonda relativa all'importanza che ricopre la magia naturale anche nell'approcciarsi all'astrologia. Un secondo modulo dove invece prenderemo in esame tutto il linguaggio astrologico, sia teorico che pratico, che dura 24 ore. E poi un terzo modulo esclusivamente pratico, dove vedremo qualche tema natale insieme e metteremo in pratica tutto ciò che abbiamo imparato durante i 2 moduli precedenti. E quindi andremo a vedere un paio di temi natale, diciamo, nel profondo, ecco. Detto questo, abbiamo ancora circa una decina di posti disponibili. La classe del lunedì ha un ultimo posto disponibile, quindi se siete interessati vi invito a scriverci alla società dello zolfo@gmail.com. Ora io vi lascio alla nostra sigla e poi vi presento l'ultimo ospite di questa sera. Bene, buonasera Roberto, ciao. Buonasera. Siamo visti diverse volte dal vivo, ma per te è la prima volta con noi online, quindi è veramente un grande piacere averti qua su Piacere anche a me. YouTube. Allora, 2 parole su di te prima di iniziare. Roberto Migliussi, classe 1961, è laureato in lettere e specializzato in storia del Rinascimento e storia del Sud America. Ha diffuso in Italia dagli anni 90, traducendole e pubblicandole, le opere dell'artista inglese Austin Osman Spare, su autorizzazione del suo esecutore letterario Kenneth Grant. Di quest'ultimo ha tradotto per la casa editrice Astrolabio Culti dell'Ombra e per la casa editrice Psiche 2 Il lato notturno dell'Eden, e oltre I cerchi del tempo, La fontana di Ecate e Portali esterni, traducendo e pubblicando privatamente i suoi romanzi. Ha tradotto e pubblicato privatamente le opere dell'occultista americano Michael Bertiot, in italiano Lucky Hoodoo, Meditazione Cosmica, i primi 2 anni del corso di monastero del Monastero dei Sette Raggi, e di lingua inglese lo stesso Monastero dei Sette Raggi e Cagliostro, autobiografia spiritista. Dal 2002 ha diffuso e introdotto il sistema psicoterapeutico di Dzivorat Mihajlovic-Slavinsky, Spiritual Technology. E come trainer certificato ha tenuto conferenze e seminari in Italia e all'estero, traducendo i suoi libri pubblicati in Italia per conto di Psiche 2. È artista, autodidatta, le sue opere sono apparse in diverse riviste e in esibizioni collettive a Londra, Dublino e Seattle. Benvenuto Roberto, che stasera ci parlerà dell'I Ching. Grazie a voi, grazie alla società dello Zolfo e a tutti i partecipanti. È un piacere. Bene, allora io partirei subito col farti la prima domanda, ovvero che cos'è l'I Ching e quando nasce? Fammi sapere ovviamente se vuoi subito le slide, così io le proietto. Sì, puoi metterla anche la prima e Ok. si inizia. Devo fare una premessa, io non sono uno studioso professionale. Né accademico, non sono un sinologo,
sono un semplice e modesto praticante e di un sistema magico che è uno dei più antichi anche dell'umanità. Gli Xing parte, diciamo, da una tradizione sciamanica dalla Mongolia, nella Cina, dove principalmente lo sciamano chiedeva attraverso il posizionamento di un guscio di tartaruga nel fuoco, chiedeva di avere un responso oracolare. Questa giornata è dedicata alla mantica, all'oracoli, all'auspice, all'auguri, per cui che è le pratiche divinatorie sono sempre state presenti nell'umanità fino a oggi. E a quel punto lì, per cui la pratica poi si evolve fino all'utilizzo di un bastone incandescente di metallo da posizionare per la rottura del guscio della tartaruga e per dare, diciamo, l'oracolo e la divinazione allo sciamano, al sacerdote. La tradizione dell'I Ching è estremamente antica perché il primo, diciamo, passaggio fondamentale nello sviluppo di questo sistema è relativo al 3000 avanti Cristo, per cui noi parliamo di 5000 anni fa, attraverso la costruzione dei primi 8 trigrammi. Che poi vedremo dopo lo sviluppo, e a quel punto lì poi questa tradizione continua ad andare avanti e verso il 2000 avanti Cristo viene costruito il primo prototipo dei King e verso 1800 il secondo basato sempre su trigrammi incisi sulle ossa o sui gusci di tartaruga, e a quel punto lì un altro importante passaggio evolutivo nella storia degli Qing è verso il 1150 con la dinastia Zhou, dove il re Wen costruisce, preserva tutta la tradizione antica. E la preserva nell'esposizione del sistema dei 64 esagrammi che escono fuori dagli 8 trigrammi che vediamo in questo semplice disegno. A quel punto lì il figlio del re Wen, il duca di Chou, analizza e detta l'analisi di tutte le linee degli esagrammi, il che vuol dire che ci sono 64 esagrammi composti da sei linee, e a quel punto lì, 6 per 64, vengono costruite 384 immagini oracolari, che hanno un'importanza dal punto di vista sia dell'I Ching che anche dal punto di vista della magia ideografica cinese per quanto riguarda i numeri, introduce l'idea del concetto di una linea che è mutevole, che è muta, e per cui provoca questo la possibilità di generare un secondo esagramma dal primo. A quel punto lì, questa storia lunghissima subisce l'influenza anche buddista. Nel 500 prima di Cristo abbiamo Confucio con il suo commentario, e diciamo che abbastanza curiosamente, forse per la lunghezza della storia di questo sistema, arriva in Occidente in età relativamente tarda. Per cui noi parliamo, per esempio, di un sistema che di 5.000 anni fa, diciamo, in linea generale, però arriva in Occidente alla fine dell'Ottocento.
Ci sono dei resoconti gesuiti verso la fine del Seicento per quanto riguarda la conoscenza dei testi, che però poi fondamentalmente vengono, diciamo, osteggiati dal papato e dalla Chiesa Cattolica. Non viene, diciamo, considerato l'interesse di esplorare e studiare. Mentre per esempio nel Settecento Leibniz si rende conto che con il sistema binario, come vedremo poi successivamente, 0-1, aveva una sua rilevanza nel suo sistema. Ma a quel punto lì, attraverso le missioni protestanti e anglicane in Cina, viene tradotto per la prima volta da James Legge nel 1854, però viene pubblicato più tardi nell'82, e la prima traduzione in inglese è del 1876 a Shanghai. E a quel punto lì viene presentato in Occidente. Dobbiamo dire, molti probabilmente non hanno notato, ma è un fatto effettivo e provato, che uno dei primi pionieri a introdurre il sistema delle Liching è stato il tanto vituperato Aleister Crowley. Aleister Crowley introduce Liching nel suo sistema di corrispondenze, il Liber 777, e anche nel libro di Thoth, utilizza gli Qing e cerca di delinearli e farli entrare all'interno delle corrispondenze che sono relative al suo sistema, il sistema che poi è basato sull'albero della vita. Come sapete forse alcuni di voi, il Liber 777 è una lista di corrispondenze relative a tutti i diversi, diciamo, i 32 sentieri, il che si propone anche, per esempio, nella struttura che possiamo avere numerica, perché vediamo, per esempio, anche dallo stesso diagramma, che la partenza è il Tao, sono due poli, negativo o positivo, e a quel punto lì si sviluppa e ha uno sviluppo da 2, 4, 8, 16, 32, 64. Per esempio, la geomanzia araba si presume che abbia un'influenza abbastanza importante da parte di questa tradizione, con le 16 figure geomantiche, e come alcuni di voi sapranno benissimo, esiste anche una corrispondenza con i 32 albi, con 32 sentieri dell'albero della vita. E il primo a creare, diciamo, questa struttura in cui far coincidere le corrispondenze orientali e occidentali è stato Aleister Crowley, perché in precedenza la società teosofica e anche la Golden Dawn non utilizzavano i Qing. E utilizzavano i tattvas, che erano diciamo, i simboli degli elementi nella struttura spirituale e religiosa indiana. A quel punto lì l'influenza del testo soprattutto di Wilhelm, che è tradotta anche in Italia, si diffonde in Occidente e, diciamo, i più grandi le più grandi personalità, diciamo, che si sono avvicendate durante questo ultimo secolo hanno approfondito lo studio degli Liching, ritenendolo un sistema estremamente completo, perché implica diversi fattori e viene utilizzato naturalmente sia come pratica divinatoria che anche come pratica meditativa. Bene, interessante, interessante. È molto chiaro soprattutto, quindi grazie per questa introduzione. Passerei subito alla seconda domanda chiedendoti, passiamo un po' alla pratica, come si divina con l'I Ching? Qual è il Allora, metodo generalmente
Per divinare con i Qing bisogna prima di tutto cercare di, di capire, diciamo, la struttura. Come vediamo in questo diagramma, esiste una partenza che è una partenza da, possiamo definirla in un termine contemporaneo, una coscienza indifferenziata. Da questa coscienza indifferenziata esce fuori una spinta che viene mediata e che poi appare e si presenta come coscienza limitata, potremmo dire, attraverso il nostro mondo che è caratterizzato dal Tao. Il Tao sono due polarità complementari. Una non può esistere senza l'altra, perché vediamo il puntino bianco rispetto nel lato nero e il puntino nero nel lato bianco, che è lo yin e yang. Lo yin e yang sono due forze che si sviluppano su una linea, vediamo, continua e una linea spezzata. In origine erano definiti, la parte spezzata era la parte ombrosa della montagna, mentre la linea continua era la parte soleggiata della montagna. Queste due polarità naturalmente hanno determinate caratteristiche e il loro gioco, la loro interazione, provoca la moltiplicazione, la produzione di prima di tutto dei bigrammi, che come vedete possiamo vedere anche volevo farvi vedere anche un aspetto, puoi passare alla Guidami seconda. tu da questo punto di vista. Questo per farvi solo un esempio, per esempio, in Oriente, in Cina, vengono considerati i cinque elementi. Nel sistema cinese abbiamo la terra e il metallo. Perché? Perché nell'elemento terra, dal punto di vista cinese, viene considerato lo spirito, cosa che per esempio noi occidentali abbiamo invece una forte dicotomia tra spirito e materia, mentre invece logicamente anche perché nel momento che io sono incarnato e vivo un'esperienza a livello terrestre, la parte diciamo, di quell'esperienza consiste anche proprio dello spirito. E per cui passiamo a quella successiva. Dove vediamo che si formano questi quattro bigrammi. Questi bigrammi sono formati da il maggiore e inferiore, o il grande e il piccolo, dove vediamo che lo Yang, la figura, la linea retta, si raddoppia e poi interagisce con la linea spezzata, lo Yin. Possiamo passare a quella successiva, alla scheda successiva, dove vediamo, anche se è un po' storto, diciamo, le corrispondenze che sono legate ai bigrammi. Per esempio, se noi vediamo la prima, il Lin maggiore, e se andiamo a vedere, per esempio, il consiglio oracolare, generalmente fornisce questa figura di rimanere silente e nascosto, e mentre lo Yang minore è una preparazione per l'attacco, lo Yang maggiore è un attacco con la forza, e mentre l'ultimo, l'in minore, è un ritirarsi. Per cui queste sono caratteristiche che poi vedremo che sono quelle, diciamo, fondamentali dei King. A quel punto lì, da questi, come abbiamo visto nel primo diagramma, da questi quattro bigrammi arriviamo agli otto trigrammi, che è la scheda successiva, che anche loro hanno loro anche le loro corrispondenze.
Vediamo il cielo, il lago, il fuoco, il tuono, il legno, l'acqua, la montagna e la terra. Se questi otto trigrammi, possiamo vedere anche quella successiva, possiamo, anche se un po' più, si vede un po' male, ecco, si può aumentare. Fondamentalmente, questi otto trigrammi sono principalmente due sono il cielo e la terra, che è i pieni, gli yang pieni e gli yin pieni, mentre quei altri quattro rappresentano gli elementi che sono anche quelli occidentali, l'acqua, il fuoco, la terra e manca l'aria e poi invece abbiamo due trigrammi che sono diciamo considerati doppi, il fuoco e l'acqua hanno due trigrammi, per cui avremo il cielo. Il primo, il secondo è il lago, è l'acqua, diciamo, per quanto riguarda l'Occidente. Poi abbiamo il fuoco, il tuono, che sarebbe anche questo un secondo fuoco. Poi abbiamo l'aria, che è alcune volte relativa al legno, perché è il fruscio dei rami in una foresta. E l'acqua, considerata in seconda battuta, poi la montagna, la terra. Che la terra però è considerata come opposta al cielo, perché in questo senso qui. Questo gioco provoca poi i 64 esagrammi. I 64 esagrammi vengono racchiusi dentro questo schema dove c'è la costruzione di due trigrammi, uno inferiore e uno superiore, e vengono utilizzate tre monete che vengono naturalmente utilizzate solo per quello scopo e vengono tirate e si parte dal basso e si segnano, diciamo, le sei linee che escono fuori, dalla prima alla sesta, che è l'ultima in alto. Le linee possono essere, le monete sono contraddistinte da testa croce con la numerazione 3-2, per cui diciamo, i risultati possono essere il 6 e l'8 o il 7 e il 9. Il 7 e il 9 da una linea dritta, i dispari danno una linea dritta, mentre invece i pari danno una linea separata. E a quel punto lì abbiamo il 6 e il 9 che sono considerate linee mobili, il che vuol dire quando voi tirate le monete e vi esce un 6 o un 9, vuol dire che quella linea lì è mobile perché costituirà poi l'opposto. Cioè, se abbiamo 9 che è una linea retta, si svilupperà in una linea spezzata, per cui creerà un secondo esagramma. Possiamo vederlo nella diagramma successivo. Come vedrete, il primo, per esempio, è un esagramma che ha alla seconda linea, alla sesta linea, ha un 9 e un 6, per cui cambia. Da qui, naturalmente, a quel punto lì c'è la consultazione dei testi e, diciamo, l'utilizzazione di questo sistema per vari scopi, scopi divinatori, oracolari, oppure anche semplicemente di meditazione. Certo. Bene, molto interessante.
Allora, io invito intanto chiunque, tutti quelli che ci stanno ascoltando, a farci delle domande, se ne avete, riguardo questo argomento. E passo alla terza domanda, che è: serve un'iniziazione o tutti possono praticare Li Ching? Allora, questo penso sia uno dei problemi fondamentali della divinazione e della pratica della divinazione nell'era contemporanea. E fondamentalmente io, come vi ho detto, sono un modesto praticante, per cui si può presupporre che in Cina o da altre parti voi possiate incontrare un maestro estremamente saggio che abbia una conoscenza elevata dei King. Tante volte, come succede, bisogna lavorare da soli perché ci interessa un soggetto che può essere i tarocchi e i King, e a quel punto ci lavoriamo. Se noi facciamo un esempio, per esempio, se noi prendiamo una richiesta per una divinazione, e prendiamo 4-5 persone che effettuano, diciamo, la divinazione per la richiesta, probabilmente avremo delle risposte differenti. Questo perché? Perché il livello di coscienza delle persone che effettuano l'oracolo probabilmente sono differenti. E sappiamo benissimo, se qualcuno di voi ha praticato la divinazione, come il gioco della divinazione sia estremamente sottile nel momento in cui noi assumiamo delle false identificazioni. Per cui noi vogliamo stare con quella ragazza e naturalmente guardiamo le carte, i tarocchi o i King o quello che vi pare, perché noi vogliamo stare con quella ragazza. A quel punto lì, naturalmente, le risposte probabilmente saranno quelle che saranno. Questo vuol dire che c'è una differenza tra un livello, almeno secondo il mio modesto parere, di coscienza individuale, che negli King è molto accentuata. Perché? Si rivolge, diciamo, il King non solo è un sistema, diciamo, divinatorio, magico, ma anche un sistema filosofico, etico, che presuppone che la richiesta venga effettuata non da una possibile falsa identificazione attraverso una personalità, ma attraverso il vero sé che è in armonia con l'universo. Questa armonia universale naturalmente è importante. E qual è, diciamo, il peggior nemico? In questo contesto il peggior nemico è l'ego. Perché? Perché l'ego, per esempio, nei King viene considerato come un qualcosa che viene considerato come inferiore. Perché? Perché non è in armonia con l'universo, il che vuol dire che è come se fosse un disturbo dell'armonia cosmica rispetto al corso naturale degli eventi. Ecco perché l'uomo superiore, come viene definito dagli King, diventa un obiettivo di qualsiasi essere umano per una crescita spirituale, una realizzazione di obiettivi che siano eticamente validi. Per cui viene molto enfatizzato il sentiero della correttezza, il sentiero della rettitudine. E a quel punto lì è chiaro che la buona fortuna è intesa come una buona fortuna, come la potrei definire una riconciliazione tra il sé e l'armonia universale del cosmo. Per cui, allo stesso tempo, la divinazione cosa implica? Implica un numero abbastanza elevato anche di fattori relativi, per esempio, a una richiesta, a un soggetto. Per cui gli King riescono in qualche modo a valutarlo questo, con le linee mobili che portano ai cambiamenti, perché è chiamato proprio libro dei cambiamenti. E
che è un continuo gioco tra l'yin e yang, tra queste due polarità che creano queste situazioni. E tante volte per cui il problema è che noi facciamo tante volte le cose giuste al momento sbagliato. È difficilissimo fare la cosa giusta al momento giusto. Per cui il processo di divinazione, secondo me, almeno per chi possa essere interessato a questa pratica, presuppone anche un lavoro spirituale. Non può essere pensato senza un lavoro appropriatamente dedicato anche allo spirito, alla meditazione, via dicendo. Inoltre, si dice che l'interiore è la causa dell'esteriore, l'esteriore, diciamo, è la manifestazione esterna di quello che siamo dentro di noi, no? Per cui pone un'armonia fra l'interiorità propria e quello che ci succede di fronte a noi. Inoltre, i King sono estremamente, definirei taglienti. Perché? Perché ci sono tre soluzioni per il lavoro degli esagrammi. Da una parte c'è la condotta attiva, cioè procedere verso l'obiettivo, avanzare. Dall'altra invece c'è ritirarsi, allontanarsi dall'obiettivo, no? Mentre invece un'altra parte fondamentale è quella di aspettare. La prima forma di condotta, che è quella di avanzare, è estremamente rara. Ci sarà una percentuale bassissima sugli esagrammi che dicono di avanzare, mentre la maggior parte qual è? È quella di aspettare. E anche qui l'aspettare cosa vuol dire? Non è un aspettare. Può essere definito rispetto a perdere tempo oppure alla pigrizia, ma è un aspettare perché? Perché è lavorare su se stessi e a quel punto lì arrivare al nucleo magari delle questioni attraverso un lavoro che presuppone un lavoro su se stessi. Ecco perché qualsiasi persona, secondo me, ritornando alla domanda, che sia interessata a pratiche divinatorie di qualsiasi tipo, si presuppone che debba avere un percorso spirituale che lo porti a un innalzamento della coscienza affinché possa poi naturalmente avere la possibilità di divinare nel miglior modo possibile. Certo, sì, sono completamente d'accordo. In astrologia oraria si parla sempre di fare boiling down, cioè ovvero di arrivare a veramente la domanda effettiva senza giri di parole. E molto spesso ci si rende conto, poi facendo divinazioni, della poca sincerità magari che si è dimostrato nella domanda, che molto spesso poi più è confusa e meno trova una risposta. Quindi molto spesso si deve sempre avere, diciamo, credo che ogni sistema di divinazione sia piuttosto tagliente, proprio perché poi quello che arriva, arriva, no? E diciamo che tendenzialmente serve sempre l'essere centrati, cioè capire effettivamente cosa si vuole prima di chiedere, che non è per niente scontato, perché serve un certo tipo, un certo livello di riflessione, di capire veramente come porre una domanda del genere, come contestualizzarla all'interno della propria vita, del come ci si pone, eccetera, eccetera. Sì, generalmente, per esempio, anche sulle divinazioni, alcuni consigli minimi sarebbero quelli di, prima di tutto, di effettuare domande specifiche. E cogliere il tempo. È chiaro, se voi fate una domanda su una situazione che è già sviluppata, è diverso che dall'inizio. E anche una condotta etica, come ho detto, una condotta legata proprio alla rettitudine, alla buona condotta.
evitare, per cui la tempistica, ecco, prima la tempistica e poi anche evitare delle richieste alternative. Per dire, posso stare con Maria o con Anna. Sì, certo, sono Un cose poco. lavoro naturalmente che è dettato poi dalla pratica, ecco, in quel senso lì. Però Chiaro, da livello di consapevolezza, diciamo, sì, che uno. noi certe volte è abbastanza curioso, almeno secondo me. Noi facciamo una domanda e ci aspettiamo sempre la risposta. La sappiamo già la risposta, e questo ci fa pensare. Però certe volte noi ci aspettiamo una risposta che sia consona alle nostre aspettative. Certo. Per quello che, per il poco che ho conosciuto delle persone sagge, quello che succede è che fai una domanda a una persona saggia e lui non ti risponderà come ti aspetti, ma ti farà vedere un altro punto di vista, un'altra posizione, ok? Non quella che ti aspetti, no? Che è usuale, è automatica. Oggi piove, eh? Sì, piove. I King hanno questo pregio qui. Voi vi aspettate una domanda e loro non vi rispondono come vi aspettate. Se voi continuate anche, a un certo punto la macchina, che è una macchina, perché secondo me è un sintonizzatore, a quel punto lì uscirà fuori magari con un segno che è il quarto esagramma, che è la stoltezza giovanile. Chiedete troppo, no? Naturalmente, per cui la posizione del richiedente è estremamente importante e naturalmente si capisce poi la vita, con tutto quello che vi può succedere, no? Per cui, per esempio, io generalmente non effettuo, diciamo, divinazioni, ma conosco perfettamente a livello, diciamo, un po' medio, sia tarocchi che King, e naturalmente mi servono per alcune volte per avere capire il contesto della situazione, no? Però allo stesso tempo, come abbiamo detto, è molto importante sottolineare il lavoro sia dell'operatore che si pone di fronte a una pratica che è millenaria e che non è per tutti, e del richiedente che viene e chiede naturalmente un certo tipo di risposta. Sì, chiarissimo. Bene, allora io passo alla prossima domanda. Intanto grazie a tutti coloro che ce ne stanno facendo, ne stanno arrivando un po' e dopo le guarderemo brevemente prima di chiudere. Quindi ti chiedo, Roberto, puoi parlarci brevemente di una tua esperienza in cui la divinazione con i Ching ti ha effettivamente aiutato? Personalmente no, non ve le racconto perché preferisco tenerle private, però posso dire che naturalmente, come ho detto prima, l'ho utilizzato spesso e naturalmente le domande le risposte che ricevevo magari non erano proprio quelle che io mi aspettavo che fossero, naturalmente. Però, per esempio, posso fare un esempio. Io, come ho detto, non è che pratico la divinazione, però alcune volte qualcuno mi viene a chiedere se ha bisogno e la persona aveva un lavoro e era stato invitato a entrare in un'azienda. E naturalmente, abbiamo visto insieme perché è stata una divinazione che ha fatto lui e ho fatto anch'io, e abbiamo visto che effettivamente non era il caso, perché i King e gli esagrammi davano un risultato negativo. A quel punto lì lui ha rifiutato il lavoro e fortunatamente perché quell'azienda lì poi dopo non è andata bene, per cui si sarebbe trovato in difficoltà.
cui sono semplici esempi che vi fanno almeno presagire la grande importanza di un oracolo e allo stesso tempo però l'importanza del distacco rispetto anche, diciamo, alle pratiche divinatorie, perché, come abbiamo detto prima, la tendenza poi, diciamo, delle identificazioni di realizzazione, tante volte se diventano morbose, probabilmente poi non si realizzano. E anche, diciamo, per un aspetto che per me è abbastanza chiaro, ma viene evidenziato anche da altri personaggi, dove fondamentalmente l'attitudine magica è quella di realizzare, di raggiungere gli scopi, di avere un approfondimento e naturalmente in maniera, lo dico abbastanza, diciamo, potrei definirla un po' curiosa, è quella di far saltare anche il banco. Per cui, il che vuol dire, ma o con i tarocchi, o con l'astrologia, o con gli King, nel momento che noi determiniamo la realtà e vogliamo determinare la realtà, nel momento che noi abbiamo responsi negativi, dovremmo essere capaci di rielaborarli e di essere capaci di cambiare la nostra attitudine a seconda degli eventi. Ecco perché, diciamo, è un gioco abbastanza particolare che, per esempio, è stato espresso anche da Austin Osman Sperner. Nel suo concetto dei desideri. I desideri sono estremamente particolari, difficili, sottili, per cui magari appunto la richiesta di poter stare con una persona, perché uno vuole stare con una persona e magari la sua realizzazione poi può portare magari anche al disastro di questa persona, alla sfortuna di questa persona. Per cui è un ambito che deve essere, diciamo, secondo me, trattato in maniera molto seria, con un livello di coscienza che deve essere basato sul proprio lavoro spirituale e su un'apertura mentale che porti, sempre che abbia sempre, diciamo, come riferimento e un sentiero della rettitudine e della correttezza. Giustissimo, giustissimo. Bene. Io prima di passare alle domande del pubblico volevo chiederti se c'hai qualche libro da consigliarci in relazione agli King. Allora, a livello italiano è stato, secondo me, un po' un problema perché abbiamo la traduzione di Wilhelm che è pubblicata in brossura da Adelphi, se no era cioè, quella dell'Astrolabio, sempre la stessa edizione. E naturalmente il problema qual è? Che è estremamente complicato. E per cui è difficile, anch'io. Quando l'ho incontrato per la prima volta e ho comprato il libro, non ci ho capito niente, perché non si riesce effettivamente ad avere una visione abbastanza semplice degli esagrammi e del loro sviluppo, del valore delle linee e via dicendo. A livello inglese, naturalmente, ci sono tantissimi testi. Per esempio, non so, mi sono usciti, non me lo ricordavo nemmeno, per esempio ci sono anche le carte dei tarocchi con i 64 esagrammi, che sono possono essere un punto di riferimento per lo studio, per la meditazione e via dicendo. Normalmente in testi inglesi ce ne sono tantissimi, alcuni molto interessanti, e diciamo umilmente e modestamente ho avuto il piacere di tradurre il libro di Zivorad Mihailovic Slavisky, è uscito
luglio, quest'estate, che è Hiking Macchina Filosofica di Psiche2 di Torino, che è un libro estremamente interessante perché lui è come se sfaldasse, portasse al nucleo della questione tutti i 64 esagrammi e anche relativi ai vari aspetti che possono essere considerati riguardo relazioni interpersonali, il lavoro, i rapporti d'amore, la salute, le negoziazioni, per cui è un testo estremamente pratico e che definirei utile. Perché appunto di partenza il testo di Willem è consigliabile averlo perché ci sono tutte, diciamo, le immagini, le sentenze oracolari, sono estremamente importanti. Però in quel senso lì, capito, a livello di pubblicazioni italiane, magari poi qualcuno mi può contraddire. Se ce ne sono altre, ecco. Però ecco, io non solo perché l'ho fatto io, ma vi consiglierei magari di prendere Hiking Macchina Filosofica di Ziurat, che ha lavorato tutti, diciamo, come detto in precedenza, c'è un certo momento dove tutti i grandi, diciamo, personaggi a livello esoterico, come Michael Berthiaud, e anche Ziurad, lo stesso Kenneth Grant, Aleister Crowley, si cominciano a interessare in maniera approfondita su Viking. Anche Crowley ha scritto un commentario su 64 esagrammi, per cui se uno ha una conoscenza della lingua inglese è possibile approfondire un po' di più, ecco. Certo, come sempre, tra l'altro. Ok, bene, Roberto, grazie. Adesso avevo giusto una domanda che mi sembrava molto interessante, da Anna Maria Marchetti, che dice: dal momento che si presume un lavoro su se stessi, esistono tradizionalmente applicazioni magiche, magari lavorando sull'integrazione di alcuni esagrammi? Adesso qua la richiesta, la domanda non era completa, quindi. Per quanto riguarda, io intendevo una pratica spirituale che può essere qualsiasi, può essere per esempio lo yoga, che naturalmente eleva coscienza. Se voi per esempio avete una domanda da fare ai King e effettuate prima un lavoro spirituale, dal punto di vista qualsiasi vostro, vedrete che poi il responso dell'Hiking sarà differente. Perché? Perché l'avete cambiato, capito? Per cui io non intendo, diciamo, si possono integrare anche tutti i King, se volete, è possibile, è possibilissimo. Questo naturalmente vi dovrebbe dare una maggiore conoscenza degli esagrammi. Però io intendevo dire in quel senso lì che un percorso spirituale non è che solo aiuta, è fondamentale per avere diciamo, una corrispondente pratica divinatoria che sia di un certo livello. Certo, sì, è verissimo. Anzi, tra l'altro credo che sia veramente un consiglio preziosissimo quello di mettersi un attimo in una situazione meditativa prima di approcciare un certo tipo di domanda, proprio perché sono pratiche di preparazione, diciamo, che fanno un po' di spazio, no? In un certo senso, preparano anche la persona a un altro tipo di ricezione nel momento in cui si trova a interpretare la risposta che riceve, nel caso se lo faccia da solo, ovviamente. Certo, Può certo. andare in poco. Bene. Bene, io Roberto ti ringrazio moltissimo per questa introduzione precisa, chiara, quindi veramente grazie. Ringrazio anche tutti voi che ci avete seguito durante questa giornata di conferenze. E niente, ci vediamo noi giovedì prossimo, che la prossima avremo la prossima conferenza dal titolo Estetica Sapienziale, Arte e Esoterismo con Luca Siniscalco. Sto parlando di giovedì 24 novembre.
Basta, per il resto vi ringrazio nuovamente un'altra volta e ci vediamo giovedì prossimo. Grazie a tutti e a presto. Saluto a tutti, buona serata.